5 minuti. Sì. Infatti ti dico come si mangiava quel cornetto. Io non ti dico a sbrigarmi, lei così. No, a parte che mi sono presa il ciambellone, quindi non era il cornetto. Quindi... il cornetto era l'altra mattina, allora tutte le mattine lo fai. Il ciambellone, ah ragazzi, così Lu è tardi. No, gli dice di dire così. Adesso a rotazione, la mattina mi devo svegliarla. Pedro se n'è nato. La mattina si era scordato una cosa. Si è passato dal pedino. Io al bagno, che ho fatto Pedro. Lu. Dico, guarda, svegliati che io stavo al bagno. Si ricordi il pedino? Qual è il pedino? Senti, ma questa mica si sveglia, io me ne devo andare. È tardi. Hai capito? A rotazione, vieni detto, domani mattina, vieni detto. Comunque è vero, Martino inizia col bacino la mattina. Perché io due volte, no, quante volte ho dormito? Io domani vengo io domani a svegliare Pamela, sai Marti? Domani dillo, Vale, io come ti... No, domani non vieni tu perché mi troverai sveglia. E ti preferisco sveglia bene per te, sennò sono scarponcio. Ma quando mai? Hai capito? Sì, che domani ti sveglio io. Stop. Quello che voi dovete capire è che io non è che lo faccio con cattiveria. Ascolta, io non ho capito una cosa, perché continuiamo a fare lezioni di pop. Non lo faccio per cattiveria, per farvi incazzare. Non vedevo, era proprio giusto. Poi tornava dopo un po'. Ok, vabbè, vale, ma non bisogna mo che ti incazzi. Alzati, di ma dite solo, perché ti incazzi? Non sto incazzando. Tanto tu non sei di Mauro. Stamattina mi sono incazzata. Stamattina mi sono veramente arrabbiata. Allora, piccolina, che letto? Non ti sei svegliata? Come faccio a metterlo? Domenica mattina, l'unico giorno libero, e mi è venuto in mente l'altro giorno mentre vi sentivo cantare. Spassate, lei passava la lucidatrice alle 10 e cantava la valigia sulla no. Fantastico. Voi l'avete cantata, vi giuro. Flashback là proprio. No, mi sono imbarazzata per voi. Per me ci stavi scompisciando alle risate. La valigia sul letto. Lungo il caffè. Invece a Fabio gli piaceva bene la lucidatrice iPhone. Zucchero? Si sveglia tranquillissimo quando si sono le capacità della lucidatrice. Quando si mette il phone, hai visto, non è che usa tanto il phone. Sandra, come mi sveglieresti domani con una secchiata d'acqua? No, siccome devi svegliare tu, gli devi alzare le serrande. Ma secondo te non l'ho fatto? E non si alza. Perché mi hai preso? Non si alza. Pure quando c'è il sole a 2000, questa non si sta scherzando. Lei mi dice, mamma, ti arrabbi. Eh sì, sono 2 mesi, non ce la faccio. Allora, hai provato... Cioè, vorrei pure una volta essere svegliata io. Invece mi sveglio tutta la mattina. Hai provato da qui. Pure devo svegliare. Vorrei pure una volta essere svegliata io. Invece mi sveglio tutta la mattina. Hai provato da qui. Pure devo svegliare. Mi sveglia sempre lui. Hai provato da qui. Ma te svegli subito? Sì. Io non posso stare mezz'ora col pensiero, perché poi a volte mi scordo pure che si fanno le 8:30, sto in bagno, mi sto preparando, cioè... No, poi di corsa lì mi aspetta addirittura. Ma hai provato ad aprire anche il balcone? No, io l'ho aperto. Fallo. Tipo ti alzi e gli apri il balcone, la fai congelare. Ah, comunque gli altri mangeranno veramente bene gli altri. Comunque. Però ci stanno dei giorni dove non ti puoi proprio svegliare. Ho capito, ma ne manco io però. Però non tutti i giorni. Stamattina per esempio un giorno che non mi volevo svegliare. Poi quando c'è questo tempo così che piovi... No, una volta ti ho svegliato io a te. Sì? Eh? Mi sono svegliato alle 6:30. Ti sei svegliato alle 6:30? Tu ti ricordi una volta mi sono svegliato alle 6:30? Quando? Come quando? Ti sei svegliato alle 6:30. Ho fatto la doccia prima di te e tu te la sei fatta alle 7:30. No, alle 6:30 è troppo presto. Ti ricordi che mi svegliavo presto, che quando ti svegliassi tu eravamo solo io e te. Eravamo solo io e te? No, sì, mi sa di sì. O c'erano anche gli altri? No, no, stavamo solo io e te. E non mi ricordo. Comunque, a me non è che io la mattina mi sveglio sempre presto, non è che mi... Tanto lui si sveglia, gli dico, una, Lu, due, poi gli faccio, Luca, così proprio, Luca! Alla terza mi sveglio, sicuro. Alla terza proprio. Me lo ricordo subito. Mi dici sì, io me ne vado di là, mi finisco di preparare, io arrivo da tu stai ancora dentro a letto. E ti posso garantire che è uguale la voce, è così. Lo sai come la mattina è fastidioso, infatti dico, poverino, poi mi dispiace che gli faccio così, perché lui dorme. Faccio Luca, Lu,
Luca! Lu! E si sveglia. Il terzo che ha fatto è quello che usa. No, io lei no. Me lo ricordo perché mo che l'ha fatto, ma è un attimo... Tu già te urlo proprio. Manco ti sento, tu ci credi? Io no, ci credo io. Urli. Oggi ho detto proprio parolacce. Io non l'ho sentite. Non hai capito quanto ero nervosa stamattina? Ma proprio gridate. Grida. Non si sveglia, Mario. Pure se gli dico le parolacce in turco. Ha un volume di voce pazzesco. Lei non si sveglia. Sì, però pensa, io così sto. Cioè, questa cosa la devo dire al medico, Quando è che siamo venuti in camera? Quando è che siamo venuti in camera? Sì, sono narcolettica. Come ma che narcolettica, vabbè. Ti credo. Mario, io non lo sento, però non sento non nulla. Centro, nulla. Sono pesanti. Ma quale sonno pesante? La mattina alle 8 sonno pesante. Sì. Ma se vai a letto tardi, ovvio che non ti svegli. No, raga, per me io è sempre stato così. Mi dove madre, cavolo stavi ieri? Io, mia madre, quando andavo a scuola... Io 20 anni di scuola, mia madre, la mattina la trovavo disperata piano, no. Nervoso. Diciamo tutti così, ogni sera, stasera alle 10:30 sto a letto. Perché ogni sera ne succede una, parla con quello, parla con quell'altro, va a chiedere con quello. Ma con chi cacchio parli? Vediamo se ti sto dando. Che lui che... Con me o con lei? Con chi parli? Che è successo? Che hai detto? Con chi parli? Niente, niente, stai calmo, acqua, ti stai calmo, sgarboni. No, Gianluca, oh. Che ho detto che fai la notte, con chi parli? Dove vai? Che fai? Con te. Con me? Tu vieni a parlare con me? Sì. Ah, buona a sapersi. Oh, io mi mangio una crostatina alla mela. Che c'è a te? Ce la dividiamo, che ne dici? Sei gelosa? Deve essere buona. Troppo. Di me o di lei? Ah, bella questa, mi è piaciuta. Mi è piaciuta. Sicuramente questa. Di pami? Cioè, non fai. Non c'è neanche da chiederlo. Io pure voglio mi sa che lo stanno proprio riprendendo noi. Me lo fai regalo di Natale? Oh. Me lo fai regalo di Natale? Sì. È stata buona. Ti regalo un... come si chiama? Musseruola. 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 Quella per... io dico quella stile Martina. Hanno fatto la versione... tipo una cosa che si attacca qua. Plastico dietro e due ferretti. Questa cosa che hai detto, lo sai, mi metterò un sacco male. Tu che rimani male per una cosa. Non sto scherzando. Era tutta felice, ma ti ha tutto. Dai, sto scherzando. Brutta battuta. Museruola. La paperuola. Sei incredibile. Vediamo questa torta alla mela come vuoi, come. Oddio, smetti ad offrirla, che speri che nessuno ti dica la voglia. Smetti. Oddio mio, guarda, per mangiarci una cosa 3 ore. E mangiatela, no, tanto te l'ho detto se sei dimagrito, giustamente. No, quando uno assaggiare. Dice sei dimagrito, ti mangi il dolce. Brava. Giusto? Bravo. Ha fatto auto. Vediamo come sta. Comunque sei dimagrito veramente? Com'è? Buono. Com'è? Buono. Ci facciamo i regali? Ma io te non te lo faccio. Lui te lo faccio vedere. Poi vedi quanto è stronzo. Mi dice sempre perché tu di qua e di là. Poi mi dice cose brutte. Sai che ho detto di male. Ti regala una museruola. Cioè Mario ti dice una cosa del genere. Come dici sempre che sono dolce. Ma stavo scherzando. Ma è una cosa brutta. Scusami. È rimasta malissimo. Lo sai che ti regala una maschera?